Grazie. Diamo inizio a questa seconda giornata sul main stage del Festival sull'innovazione e abbiamo in collegamento il Ministro dell'Istruzione e Ricerca, Patrizio Bianchi. Buongiorno Ministro. Buongiorno, Ministro dell'Istruzione. Dell'Istruzione, chiedo scusa. Purtroppo eccoci. In questi 3 giorni sbaglierò un sacco di queste cose, le chiedo scusa. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, istruzione e ricerca sono legatissimi, quindi ha senso così, è stato bene. Ci siamo visti in collegamento a novembre, da allora sono cambiate un bel po' di cose. È per noi un piacere averla qui, come insomma ad aprire questa seconda giornata. Il tema dell'istruzione è fondamentale. Oggi ancora di più, no? che negli altri periodi, visto tutto il tema della ripartenza, ci può dire un po' quella che è la situazione, visto anche il PNRR, i fondi stanziati sul tema dell'istruzione? Te lo dico subito, guarda, innanzitutto grazie. Grazie a te, grazie a tutti coloro che sono presenti oggi lì, ma anche a tutti coloro che sono collegati con noi. Guarda, noi abbiamo ben chiaro un fatto, l'istruzione la scuola deve tornare a essere il centro della nostra vita, perché lo sai anche tu, non c'è futuro, non c'è nessun futuro se non ripartiamo dalla scuola. La nostra è una scuola che ha molto sofferto, non solo in questi mesi, ma anche in passato. È una scuola che era stata tenuta molto al margine della nostra società e invece dobbiamo riportarla al centro. Noi su questo, in questo periodo, abbiamo fatto alcune scelte di fondo. Abbiamo la prima scelta di fondo è tornare a pensare di poter essere in presenza tutti. In presenza tutti, usando tutti questi strumenti per aprire ancora di più, per collegarsi di più al mondo, per fare una scuola ancora più grande. Dall'altra parte abbiamo messo tutte le risorse di cui disponevamo per poter mettere le scuole in condizioni di sicurezza. Il primo appuntamento è settembre. Dobbiamo tornare tutti a scuola, con la possibilità di poter usare i nostri strumenti per essere ancora più in collegamento con il mondo intero. E qui permettimi, lo faccio di fronte a tutti, lo faccio con il cuore, un appello alla vaccinazione. A tutti i ragazzi, a tutte le ragazze, a tutti coloro che sono oggi parte della scuola, a tutti i nostri insegnanti, a tutto il personale, vacciniamoci. Facciamolo come atto di responsabilità collettiva. Ministro, noi ci siamo parlati tanto nei mesi passati, anche nel 2020, di un tema che, visto anche la nostra platea, che è la formazione del personale, degli insegnanti sui temi del digitale. Quando ci parlavamo di questi temi ancora non era arrivato il Covid, dopodiché è diventato tutto estremamente urgente. Per gli anni futuri c'è dell'ottimismo da questo punto di vista, cioè gli insegnanti del futuro avranno finalmente delle competenze sul digitale tali per formare per bene gli allievi? Sì, noi stiamo, e questo è il PNRR, come tu hai detto prima. Il PNRR, tu sai che ha 2 nomi. Uno è European Recovery Fund, cioè il Recovery. È il nome che venne usato nel 1946 per chiamare il piano Marshall, il piano di rinascita europeo. Io sono molto legato a questo. Questo è un piano di rinascita europea, non è solo un fatto nazionale. E tutta Europa, che dopo gli errori fatti 10 anni fa, ha imparato che si esce dalla questa crisi tutti assieme. Secondo è Next Generation. E Next Generation vuol dire anche sapere usare gli strumenti. Vuol dire sapere usare tutti gli strumenti di cui la nostra epoca ci può dotare. In questo, però, io ti devo dire 2 cose. Noi abbiamo oggi dei ragazzi e delle ragazze che ovviamente fanno una pratica quotidiana con gli strumenti e quindi possono avere anche molta più familiarità col digitale. Noi stiamo formando una nuova generazione di insegnanti che sia in grado di utilizzare gli strumenti, come ti dicevo prima, per il loro uso naturale, che è quello di allargare. Io dico sempre in maniera quasi provocatoria, ma perché non condividiamo la nostra attività di classe in una a Rimini con una classe magari in Germania o con una classe negli Stati Uniti? Questi strumenti ci permettono di allargare la nostra vista, non di chiuderla. Quindi abbandoniamo anche quell'uso iniziale, forse non strutturato, che avevamo avuto l'anno scorso.
abbiamo fatto molti passi avanti, però facciamo molta educazione alla relazione umana. E gli strumenti digitali sono strumenti di relazione umana. Noi stiamo formando una classe, una nuova classe, non soltanto di insegnanti, ma di cittadini che devono essere consci e responsabili di questo straordinario strumento. E questo vale per tutti, non soltanto per i nostri ragazzi, non solo per i nostri insegnanti. Bisogna che tutta la specie si renda conto della potenza, ma anche della bellezza degli strumenti. Assolutamente. Un'ultima cosa, visto che citava, no, il tema delle relazioni, ne ha parlato molto, no? Ho letto le varie dichiarazioni. Qui in sala abbiamo una famiglia, abbiamo aperto ieri la giornata, che è quella di Pasqualino, Saverio e Serena. Non so se riuscite a inquadrarli dalla regia. E eccoli, sono Saverio e Serena, e vede sul passeggino c'è Pasqualino. Sì. Abbiamo raccontato ieri la loro storia, visto che conosco, insomma, la sua sensibilità, e sottolineavamo il fatto come nella scuola loro vivono in Calabria, c'è tutto il tema della formazione anche di un bambino come Pasqualino e dell'assistenza sanitaria all'interno della scuola per situazioni come questa, no? Quindi è un tema che riguarda l'istruzione, riguarda l'inclusione, riguarda tantissimi punti. Io ci tenevo a sarebbe stato bello farvi incontrare di persona, però una parola da parte sua anche su situazioni del genere, se è possibile anche un impegno per cercare di fare il possibile, perché in Calabria, ma in molte regioni d'Italia, ci sono situazioni come le loro. Questa la conosco direttamente e sarebbe bello poter fare dei passi in avanti anche su questo. Sì, innanzitutto grazie e saluto a Pasqualino e alla sua famiglia. Noi riteniamo, io ritengo, l'ho sempre ritenuto in tutta la mia vita, io e lei ci conosciamo ormai da tanti anni, che la scuola deve essere scuola per tutti. E quando dico per tutti, dico proprio per tutti. Ma lo deve essere anche in tutte le parti del paese. Perché noi oggi invece vediamo che c'è una grande diseguaglianza all'interno del paese, con alcune regioni che riescono a fornire servizi di qualità, di grande qualità, per tutti, e alcuni territori che invece faticano a fare questo. Quando io dico che la scuola per cui io sto lavorando, per cui migliaia di persone stanno lavorando, è una scuola affettuosa nazionale, vuol dire che questa scuola degli affetti deve essere in grado di raggiungere tutti i luoghi, tutte le scuole, tutti i comuni del nostro paese. Questo noi stiamo lavorando su questo, per citare il PNRR, ci sono non soltanto risorse ma attenzione, perché il tema delle disparità, delle disuguaglianze territoriali venga superato. Ma però c'è anche questo tema di partire dai bisogni delle persone. Io sono convinto, l'ho detto, che proprio nell'affetto totale che bisogna avere per ognuno dei nostri figli, noi partiamo da coloro che hanno, gli richiedono più attenzione, quindi non soltanto un impegno di mio nei confronti di Pasqualino e della sua famiglia, ma anche nei confronti di tutti coloro che si sentono parte, vogliono essere parte di questo paese. Però intervenendo, come dicevo prima, perché ne faccio un esempio, noi stiamo facendo già, abbiamo messo molte risorse da quando siamo arrivati, cioè 5 mesi fa, vedo sugli asili nido. Perché parto dagli asili nido? Perché si parte di lì. Parte da quando i nostri bambini arrivano, e però c'è molta differenza, perché ad esempio se nella regione in cui oggi noi siamo, in cui lei è, che è l'Emilia Romagna, un bambino appena nato ha la possibilità, uno su due, il 46%, di avere un'offerta di asilo nido, nel sud, dico proprio nella regione di Pasqualino, scendiamo a 5, e questo non è possibile. Quindi non soltanto un impegno mio, ma un impegno di tutto il paese. Tutto il paese deve trovare la sua scuola al centro, e al centro della nostra scuola i nostri bambini che necessitano di più attenzione. Per quanto riguarda Pasqualino, possiamo vederci. Io verrò in Calabria all'inizio di settembre, speriamo di incontrarci. Poi vorrei incontrare la famiglia di Pasqualino. Allora organizzeremo questo incontro. Grazie davvero. Grazie a tutti voi. Grazie tutti. Ministro, buon lavoro. E ci vediamo presto di persona.